E giusto oggi noi parliamo di primum presidium fit in montibus, il primo presidio è nella montagna, come dire, proviamo a fare un circolo virtuoso delle informazioni tecniche e delle informazioni scientifiche proprio per cercare di contribuire a questa crescita scientifica, sociale, economica del nostro territorio. E proprio il titolo dell'incontro odierno dà l'idea, ed il signor prefetto lo sottolineava prima, dà l'idea della straordinaria valenza. La nostra è una regione che, contrariamente all'immaginario collettivo, è una regione montana e forestale a tutti gli effetti. L'assessore Gallo penso che possa confermare questo che io sto dicendo. E la nostra montagnosità viene caratterizzata da alcuni dati che ci dicono che abbiamo una superficie regionale con un'altitudine media di 556 metri, che la dice lunga, ma abbiamo anche centinaia di chilometri di coste. E quindi, come ben possiamo capire, la problematica è molto seria, molto, molto articolata, perché la fragilità della montagna calabrese ha fatto risentire i suoi effetti fino alle aree costiere. E quindi, e mi fermo dal punto di vista tecnico, perché i relatori che mi seguiranno, che ci seguiranno, sapranno spiegare benissimo questi aspetti, sin dagli aspetti pianificatori, che agli aspetti legati ai disastri, il dissesto, gli incendi e la pianificazione e gli interventi che si fanno a valle. Ricorrono peraltro in questi mesi i 100 anni anche di una norma, di una legge, la famosa legge Serpieri, che ha fatto la storia della protezione dell'ambiente in Italia, anche se spesso sottovalutata e non appieno valorizzata proprio nei suoi principi ispiratori, quelli di un approccio integrato alla questione della protezione del territorio. E quindi grazie veramente ai carabinieri forestali, al comandante Giorgio Borrelli, e con il vostro permesso, e con il permesso soprattutto del comandante Borrelli, che è, come dire, agli ultimi giorni della sua straordinaria presenza su questo territorio, perché fra pochi giorni si muoverà verso una destinazione lavorativa più prestigiosa, sicuramente più consona alla sua rettitudine, alla sua competenza e alla sua dedizione. La Calabria ha avuto questa grande fortuna di avere persone come il comandante Giorgio Borrelli, a cui mi lega, oltre che una grandissima stima, anche unilmente una profonda amicizia. E voglio cogliere l'occasione, con vostro permesso, di donare in nome della comunità accademica della Mediterranea un nostro simbolo, un nostro sigillo a ricordo della sua vicinanza. Quindi, per la gratitudine che noi abbiamo il sentimento di riservarli. E poi mi permetto anche, siccome va in viaggio, di donargli il nostro zainetto della Mediterranea, quello che diamo agli studenti, perché si dovrà fare molta strada per portare sempre nel cuore la nostra università. Grazie e buon lavoro.